Vediamo se mi ricordo ancora come si fa. Buongiorno a tutti, amici cicizi, siamo tornati sul canale. Io sono tipo stra e contenta ed eccitata. Yes, finalmente, scusate il macello qua dietro, non importa. Allora, sì, è vero, mi avete scritto tante volte su Instagram specialmente di tornare a fare video e compagnie perché non ne facevo più, volevate mukbang e quant'altro. Sono stata discretamente impegnata con... Scusate se c'è un macello, ma c'ho le finestre aperte e c'è caldo. È luglio, c'è caldo. Comunque, sono stata discretamente impegnata nell'ultimo periodo. Difatti, come avete visto, non ho più fatto video, vloggato in generale. La cosa mi dispiace molto. Però, appunto, mi sono dedicata a una parte della mia vita che non mi piace tanto, cioè l'università. Però ho dovuto dare parecchi esami e di conseguenza mi sono concentrata solo su quello. Però oggi siamo qui, all together, everybody united. E la cosa figa di tutto ciò, se riuscirò a portarla a termine, è che li porterò con me in questi giorni perché, rullo di tamburi, partiamo finalmente. Dopo tutti questi anni di Covid, dopo tutto quello che è successo, dopo gli esami, dopo essersi fatti un po' ermazzo, come si suol dire, finalmente è arrivato il momento di partire. Non andremo, io e il mio ragazzo si intende, non andremo lontanissimo, andremo alle isole per qualche giorno, alle isole Eolie, sono di Messina per chi non lo sapesse, quindi relativamente vicino. Però abbiamo deciso di farci questo viaggetto per staccare un pochino da questa sessione estiva di esami che non ce la facciamo più, diventando i capelli bianchi. E poi questa luce è terribile perché punta proprio sul brufolo. Fantastico, vabbè, comunque. È sempre colpa del latino questo. Vabbè, comunque, e quindi abbiamo deciso di fare questo viaggetto. Tra l'altro, ce lo siamo vicendevolmente, dopo una serie di situazioni, vicendevolmente regalato per il nostro anniversario. Quindi, sarà anche un modo di fare qualche festeggiare l'anniversario. Thank you. E dico, dopo una serie di alterne vicende, il sole se n'è andato tutto d'un colpo. Adesso sono blu, vabbè. Perché l'idea ovviamente era partita da me, avevo pensato di fare appunto questo viaggetto, poi abbiamo dovuto rimandare cose, esami appunto, eccetera, quindi poi abbiamo detto vabbè facciamo tutto un calderone, ce lo regaliamo di nuovo il sole, sono gialla adesso. Niente, avrei voluto, ripeto, portarvi con voi, portarvi con me in questo periodo pre-vacanza, ma ho continuato a studiare dopo gli esami, cioè ragazzi, io non lo so chi sono, cioè io non mi riconosco più quando mi guardo allo specchio, dico chi è quella, cioè io che studio subito dopo gli esami, cioè già io che studio per gli esami, poi e quindi non ho avuto tempo di effettivamente preparare un previaggio, che sapete io in queste cose sono molto organizzata, non sembra, però in realtà sono molto organizzata e quindi preferisco sempre preparare la valigia con anticipo, comprare le cose che mi servono, non mi servono, eccetera. Però non l'ho potuto fare, ho dovuto fare tutto in una volta. Infatti oggi, che non mi ricordo manco che giorno è, scusate perché mi è andata completa, 22 luglio, qui accanto, se ne vedo un pezzo, eccolo qua, c'è il mio valigione che ho dovuto fare tutto stamattina. Però sono a buon punto, sono anche molto proud. Fra l'altro, io ci sono alcune cose che adoro, cioè fare la valigia non mi fa impazzire, però ci sono alcuni step del fare la valigia che mi piacciono, tipo per esempio mettere tutti i prodotti nei contenitorini piccolini e viene tutto molto molto estetico, molto aesthetically pleasing, molto Pinterest. Ora vi faccio vedere la mia borsetta di tutti i miei prodottini. E poi niente, praticamente ho preparato questo gran valigione. Tutto questo avrei voluto farvi qualche giorno fa, anche una haul di Shein, perché voi direte, vabbè, Giulia, Shein, lo scopri adesso? Sì. Ho fatto già qualche 3-4 ordini, non mi dite niente, però l'ho scoperto ora, di recente. Ne sono innamorata e ci ho speso i miliardi, quel sito, dovrebbero farmi socia onoraria, non so, con quelle cose lì importanti, Pips. Infatti ho tutte le bustine di Shein, le ho riciclate per metterci le mie cosine sto viaggio. Comunque ho preso dei vestitini e dei costumi pazzeschi. Avrei voluto farvi appunto una haul prima di partire, per facendo vedere tutte le cosine anche che mi portavo, eccetera, ma purtroppo non ci ho avuto il tempo, quindi magari durante questi vlog vi farò vedere gli outfit e sarà così anche un modo per farvi una haul, visto che ne avevo il desiderio. Comunque, praticamente noi stiamo via 4 giorni. I primi due saremo a Stromboli, i secondi due
tematica pallottoliere, andremo a Lipari e poi rientreremo. Ora parleremo più profondamente di scimmie, perché io davvero ho scoperto un mondo, un world, che non lo so veramente, cioè le cose costano pochissime. Io non lo so poi se ci sono tutti quei rumor dietro al fatto che siano fatti in un certo modo, che siano dosi, insomma tanti rumor brutti. Io so solo che la qualità è discreta, costano niente e fittano, cioè al solito bisogna sempre cercare le misure, le cose eccetera. Io ho restituito veramente molto poco, è più per una questione di taglia che di materiale scadente, e addosso se ti abbecchi la taglia giusta, mua. Comunque, a proposito di aesthetically pleasing, questa è la mia borsettina dei prodottini in cui ho messo appunto tutte le mini size. Io adoro, e la gente mi prende per i fondelli quando io compro le boccettine mini size vuote da riempire con i prodotti. Ti serve a questo, mi serve proprio a questo, perché guardate che carini, cioè voglio dire, bagno schiuma e shampoo, cioè ma non sono carinissimi, a parte funzionali, spero non mi si aprano in viaggio perché lì le astimate, cioè comunque questi due. Poi ho questo qua per il detergente intimo, poi l'olio per i capelli perché diventerà uno stoppa sicuramente. Vabbè, poi ho comprato da Yves Rocher, che fra l'altro, applauso a Yves Rocher. Ho perso le cose di Yves Rocher? No. Perché quest'anno ha messo per ogni acquisto, come fa ogni anno in realtà d'estate, la borsa più la pochette, ed è veramente carinissima, ve la faccio vedere. Non è sponsorizzato Yves Rocher purtroppo, però Yves Rocher se vuoi sponsorizzami comunque. Che carina di paglia con scritto Summer Vibes, e anche questa Summer Vibes, cioè troppo carino. Infatti me le porterò queste qua per la spiaggia. E ho comprato questa acqua profumata per i capelli e per il corpo, Body and Hair, alla vaniglia, che mi piace un sacco. Non capisco poi l'effetto finale di questo odore sul mio corpo, però mi piace, mi piace. Poi ho preso il mini size dell'Listerine perché l'alido è sempre fresco. Poi quest'altro so qui. Poi anche questi due mini size, cioè... uno è il detergente per il viso, una è la crema per il viso, e poi dovrei avere anche il terzo, che è un altro detergente gel per il viso. Cioè io li adoro questi cosini, potete dirmi quello che volete, ma secondo me sono intanto molto aesthetically pleasing e molto molto utili. È da un sacco che non prendo in mano la fotocamera, cioè mi sembra, ah, sono troppo happy. Comunque, a proposito sempre di Yves Rocher, questa è la pochette dell'anno scorso, ripeto, non è una sponsorizzazione, Yves Rocher non mi paga nessuno, peccato, però io le adoro. E c'era anche la sua borsa mare dell'anno scorso, che era uguale, così forse l'avrete già vista in qualche blog dell'anno scorso. E qui ho comprato i solari protezione 50 per il viso. E poi invece dall'anno scorso avevo già la crema per il corpo 30, perché non l'avevo praticamente usata, è sana, forse non l'ho neanche mai aperta, probabilmente. Credo di non averla manco mai aperta, vabbè. E l'olio per il corpo, protezione 15. Quindi con i solari dovremmo pure essere a posto, spero di non essermi dimenticata niente. La valigia praticamente è quasi pronta, mancano ancora 2-3 cosine da inserire, ma le inserirò fra poco, perché ora mi sono appunto preparata, perché ci vediamo con il mio boy, che è... avevo avuto l'idea di andare al supermercato e fare una bag di snack. Uno, perché ho sempre l'ansia che quando sono in posti, cioè non a casa mia, mi venga tipo la fame alle 3 di notte, e se sono in albergo in posti simili non so che cosa mangiare, mi viene l'ansia, io devo avere il cibo a portata di mano. E quindi voglio fare una bag di snackettini comunque, e quindi probabilmente andiamo a comprare queste cosine qui e... le metteremo in questa borsettina sempre di Shein, regalata da Shein per un acquisto, che è molto carina, il tessuto è molto bello, però purtroppo aveva una scritta che oggettivamente era obbrobriosa, molto infantile, molto Shein, con i polipetti, molto per bambini. Il tempo di metterla a mollo per lavarla si è scollata subito, quindi non buon plauso per Shein quello, però in realtà è meglio che se ne andata perché sembrava una cosa per bambini. Quindi riempiamo questa bag di snack e nulla. Io direi molto tranquillamente di chiudere questo video qui, breve ma intenso. Volevo appunto fare un recap di quello che mi era successo nella life, cioè in pratica niente, ho solo studiato e sgubbato. E volevo appunto anticiparvi che partirò a breve,
cioè domani in realtà, io non so quando riuscirete a vedere questo primo video, ma sicuramente li editerò, perché sapete che ci vuole tempo non solo a registrare ma soprattutto a editare, a pubblicare e compagnia. Quindi molto probabilmente voi vedrete tutto questo quando io sarò tornata, da mo che sarò tornata. Però spero comunque durante l'estate di girare qualche altra cosa, di cercare di tornare comunque sul canale, perché solo a fare studio io sto impazzendo, cioè non è col... A parte che mi manca, l'altra volta sono arrivati dei commenti su dei vecchi video, vi giuro, ho detto I miss you guys, I miss you so much. Quindi troppo felice di tornare. Spero ovviamente di poter vloggare per bene, perché intanto non sono mai stata troppo costante con il vlogging, nel senso che quando sono in giro giustamente mi perdo nel momento e non riesco a riprendere. In più ci ho perso proprio lo smalto, quindi spero effettivamente di poter conchiudere qualche cosa, come si suol dire. E nulla, noi ci vediamo in un prossimo video. Mi raccomando, se non vi siete iscritti ancora a questo canale, se siete approdati a questo canale adesso, iscrivetevi, lasciate un bel like e ci vediamo nei prossimi video, in cui appunto sarò in vacanza, amici. A presto, buone vacanze a voi.